Salve a tutti utenti di Spazio Games, io sono Dr. White, siamo qui oggi con un nuovo episodio delle classi consigliate su Call of Duty Ghost. Torniamo dopo una breve pausa, ho deciso di portarvi un'arma particolare, non è un'arma utilizzatissima online, anzi, nelle partite che gioco io non la trovo praticamente mai. Ovviamente non è un'arma da competitive perché c'è il Remington tra i fucili d'assalto, ma è comunque secondo me un'ottima arma per giocare partite pubbliche, davvero provatela perché mi ha sorpreso veramente, veramente molto. Sto parlando del FAD che non è una new entry per la serie di Call of Duty, visto che c'era già in Call of Duty MW3 ed era l'ultima arma che si sbloccava, se non sbaglio, tra i fucili d'assalto ed era anche su quel gioco poco utilizzata. Quest'arma è un po' un ibrido tra una mitraglietta e un fucile d'assalto. Iniziamo comunque a parlare dei danni. Danni che da vicino sono i più bassi per i fucili d'assalto, infatti ci vorranno 3 colpi per uccidere il nemico, sia che spariamo al corpo, sia che spariamo alla testa, quindi ci vorranno anche da vicino almeno 3 colpi alla testa per uccidere un nemico, che sono abbastanza tanti. Qual è il vantaggio però di quest'arma? È il ratio di fuoco. Il ratio di fuoco che è il più alto tra tutti, quello dei fucili d'assalto, quindi è una sorta di mitraglietta, quindi un'arma che non ha un grossissimo danno, però ha un ottimo ratio di fuoco e quindi potete vincere tranquillamente gli scontri contro i nemici anche da breve distanza. Il rinculo è abbastanza controllabile, potete vedere anche qui che dalla lunga distanza riesco tranquillamente a controllarlo. Magari vi consiglio di sparare a raffiche per non fare una raffica completa, che in quel caso potreste far fatica a centrare un nemico da grandi distanze. Il caricatore è abbastanza ampio, 42 colpi, quindi ampio già senza caricatori aumentati. Io vi consiglio comunque di utilizzare o gioco di prestigio o i caricatori aumentati. Perché? Perché con un ratio di fuoco così alto resterete con molta facilità a secco di colpi. Che accessori vi consiglio su quest'arma? Secondo me nessun mirino reflex, perché quelli sono abbastanza utili. Il mirino metallico è già comodo, si riesce tranquillamente ad utilizzare. Vi consiglio quindi o i caricatori aumentati e un accessorio a scelta tra freno di bocca, soprattutto se preferite fare un po' più di danno alla lunga distanza, o soppressore fiammata se vi dà fastidio vedere questa fiamma. Il silenziatore l'avevo provato, mi trovavo abbastanza male, preferisco averla senza silenziatore, mi sembra quasi che faccia più danni. È una convinzione mia, ma le armi silenziatori fanno più danni. Secondo me, io sono abituato così, ovviamente non è vero. Comunque, provatela per me secondo senza silenziatore, che comunque è ottima. Perk consigliati per quest'arma, sicuramente Predatore. Predatore perché? Perché aumenta la mobilità mentre stiamo mirando, diventa praticamente una mitraglietta. Guardate qui come mi muovo benissimo nella mappa con Predatore, riesco a mirare il nemico con facilità e a uccidere, avere un netto vantaggio su di loro. Vi consiglio mira stabile, praticamente indispensabile, perché? Perché vogliamo trasformare questo fucile d'assalto in una mitraglietta, quindi da vicino, con un ratio di fuoco così alto, ci conviene sparare senza mirare, quindi hip fire, e uccidere con facilità il nemico grazie a mira stabile. Inoltre, estrazione rapida, prontezza e concentrazione che vi consiglio sempre. Posso consigliarvi, se utilizzate specialista, di mettere sciacallo abbastanza presto nella serie. Perché? Perché sparerete tantissimi colpi, perché è un'arma con un razzo di fuoco veramente alto e quindi fa fuori tantissimi colpi e rimarrete a secco con molta facilità. Quindi sciacallo, se non volete metterlo come perk base, quindi quelli che già equipaggiate, vi consiglio di metterli almeno nei primi due di specialista, perché sennò davvero rischiate di rimanere senza colpi e dover prendere un'arma da terra. Quindi questa è la mia classe consigliata con il FAD. Provatela davvero, perché online si vedono solo AK-12, Remington, M-TAR. Quindi sempre le solite armi, rischiamo di annoiarci presto, quindi provate armi nuove come il FAD, che è veramente eccezionale. Con oggi quindi abbiamo concluso. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, un commento, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Vi ricordo di passare nella pagina Facebook che trovate in descrizione per tutte le anteprime dei video. Noi ci vedremo presto, consigliatemi cosa fare, io pensavo di fare la Bizon. Noi ci vedremo presto, ciao a tutti!